Il primo problema in Olanda è il numero basso dei matrimoni ecclesiastici. Siamo andati per la visita limina a Roma nel 2004, avevamo ancora un po' più di 6.000 matrimoni ecclesiastici l'anno. 10 anni dopo, quasi alla fine del 2013, siamo andati di nuovo per la visita limina a Roma, abbiamo dovuto riportare che il numero dei matrimoni ecclesiastici è dimezzato in questo tempo, un po' più di 3.000, che è molto basso. Ora, molte coppie, anche di origine cattolica, coabitano, vivono in una convivenza senza sposarsi, anche molte volte senza avere un matrimonio civile. Allora abbiamo un bel compito, non siamo disoccupati, dobbiamo lavorare per promuovere la dottrina della Chiesa riguardante le famiglie. Dobbiamo tentare di mostrare quanto è bello e vivere il matrimonio e i rapporti sessuali secondo la dottrina della fede, che è una bella sfida naturalmente nella cultura odierna. Penso che questa è una conseguenza della cultura iperindividualista. Allora la gente ha l'idea che il matrimonio o i legami sessuali non sono, diciamo, una cosa che concerne la società o la Chiesa, ma concerne soltanto la scelta che l'individuo fa per la sua vita. Questo è l'individualismo espressivo, che è al massimo in un paese come l'Olanda. E dobbiamo constatare purtroppo che questo è un fenomeno culturale che non va superato molto facilmente. Devo dire che la tassa di disoccupazione è secondo noi alto, più di 7%, ma non è tanto quando compariamo questo con altri paesi, soprattutto nel sud dell'Europa. Però e noi abbiamo anche, diciamo, sussidi per la famiglia, più che ad esempio in Italia o in Spagna. Perciò la natalità in Olanda è un po' più alta di quella nell'Europa del sud. Questo dobbiamo dire che è un aspetto positivo. Un altro problema è naturalmente la grande percentuale dei divorzi, è un terzo, forse sarà quasi il 40%. Molti cattolici che hanno contratto un matrimonio in chiesa, dopo non tentano di risanare la situazione, di tentare di ottenere un annullamento del matrimonio tramite una causa tribunale. E questo naturalmente è anche un aspetto preoccupante, che la gente non ha più la tendenza di vedere se il primo matrimonio è nulla e perciò si possa contrarre un nuovo matrimonio anche in chiesa, un matrimonio che è valido. Non abbiamo programmi particolari per persone che si sono divorziate. In primo luogo stiamo adesso pensando su un miglioramento dei corsi prematrimoniali. Adesso ci sono alcuni incontri con il parroco, incontri individuali, forse 2 o 3, ma siamo convinti che questo è troppo poco. Noi stiamo pensando a introdurre corsi prematrimoniali che implicano 8 o forse 10 incontri in cui un prete spiega l'aspetto sacramentale del matrimonio, ma in cui anche persone sposate parlano con coppie che intendono sposarsi sulle varie difficoltà che potranno incontrare sul modo in cui si vive il matrimonio, e loro possono, da una prospettiva cristiana, e le coppie cristiane che vivono il matrimonio in questo modo saranno i testimoni, diciamo, più idonei per raggiungere questo.
Naturalmente un prete tenta di mantenere il matrimonio primario, è chiaro, questo è il nostro compito. Naturalmente se la coppia sceglierà di divorziarsi, allora è un aspetto che dobbiamo accettare, però con dolore. Naturalmente punti molto difficili sono le questioni che abbiamo discusso anche adesso, durante questo sinodo, se le persone divorziate e risposate civilmente possono ricevere la comunione. E abbiamo anche discusso durante il sinodo le varie alternative. Ad esempio nel nostro paese molti che non possono ricevere la comunione, ad esempio i protestanti, persone non ancora battezzate, adulti e che intendono di ricevere il battesimo, loro possono anche avanzare, loro possono anche andare al prete che somministra la comunione e poi loro vengono con le mani bracciate. E questo è un segno che non possono ricevere la comunione, ma loro ricevono in quel momento una benedizione. E molti apprezzano questo, devo dire. Abbiamo anche, ad esempio, ministri del governo che sono protestanti, che sono presenti, ad esempio, quando un vescovo prende in possesso la sua sede episcopale. E anche loro vengono con le mani bracciate, che sono buoni testimoni del rispetto dovuto al sacramento dell'Eucaristia. E pensiamo che dobbiamo essere creativi nel trovare queste alternative molto apprezzate da questa gente.